Tu andavi in discoteca il pomeriggio? No, buongiorno, RTL? Buongiorno. Ciao, sono Fabio Volo, Radio DJ. Non so se conosci Omeo la radio, una delle due li dovresti... Tutte e due, grazie. Come ti chiami? Buongiorno, sono Simona. Simona, io vengo in pace, vengo in amicizia perché ho tanti amici che lavorano lì a RTL. Hai capito? Quindi vengo in pace. Ti volevo chiedere, volevamo mettere anche noi quella cosa che fate voi, che fate tipo boom, boom, boom. Ah, vergate sul membro, sono le 7. Ma quel boom, boom, boom lì non lo troviamo. Non è che mi passi un tecnico che mi manda il file. C'è qualcuno lì... È un po' difficile a quest'ora. Non c'è un tecnico libero lì, non c'è... Liberi no, in questo momento no. Me ne vuoi passare uno occupato? Fate una bella ricerca ora. No, ma dico, me ne vuoi passare uno... Ma a caso? No, uno che sta lavorando, che ce l'avrà lì il file. No, il capo tecnico. Esiste il capo tecnico? Non si può fare. Di che cosa state parlando stamattina lì a RTL? Io, Fabio, sono alla reception, quindi non ti so bene. Chi è che chiama RTL alla mattina, a parte noi? Chi è che vi chiama? Cioè, chi è che vi chiama? Dice, ciao, RTL, avete le magliette, no? Cos'è che vi chiedono? Beh, sicuramente chiameranno gli ascoltatori nel numero... Sì, quello della diretta, sì. Però dico, voi che avete la... Rispondo io, invece, è la reception. Esatto. È una cosa di ufficio. Perché voi non è come da noi che magari a volte chiamo e dico, scusami, mi dici la frequenza di Radio DJ ad Arezzo, no, per dirti, no? Invece voi siete quella dappertutto, quindi non ci avete... Ma è vero, che le notizie passano prima da voi? No, perché volevo sapere come fate ad avere notizie? Cioè, perché voi ci avete le notizie prima di noi, per esempio? Perché noi siamo così. Ma io ho capito, c'è Mattarella, deve dire una roba e dice, allora, questa lo dice RTL. Fra 10 minuti la diciamo agli altri. Cosa vi abbiamo fatto? No, ma scusa, Mattarella perché la dice prima a voi? Vabbè. Mi stanno chiamando. Immagino. Ma anche voi di RTL siete normal people o solo gli ascoltatori sono normal? E voi siete abnormal, sai come Frankenstein Junior? Come Frankenstein Junior, riprendete sì. A lavorare abnormal. Poi, vabbè, grazie per la chiacchierata. È stato un piacere. Se mi vuoi grazie. Passare all'ufficio contratti, visto che parli degli uffici, faccio fare due aumenti a qualcuno dei miei amici che lavora lì. Va bene, grazie mille. Buona giornata. Grazie. Non ho mai capito perché a loro danno le notizie. C'è la Meloni, se deve dire una roba, dice, allora prima RTL e poi dopo noi o Radio Italia? Non so. Perché loro secondo me sono più da Radio Italia la Meloni, robe italiane, la patria. Eh sì.